dalle Dolomiti trentine alla laguna di Venezia. L'Ensemble Salvete Flores di Canal San Bovo ha accompagnato nei giorni scorsi la solenne Santa Messa per il 188° anniversario di fondazione della storica chiesa di San Giacometto di Rialto. Dopo la celebrazione religiosa, il concerto del Gruppo Vocale Trentino organizzato dall'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia di Venezia. La chiesa di San Giacometto viene riconosciuta come la più antica di Venezia, costruita nel 421. Interessante l'esterno con il campanile a vela, il grande orologio utile al mercato che si svolgeva di fronte e il porticato gotico, uno degli ultimi esempi del genere rimasti in città. Particolarmente toccante la Santa Messa solenne, presieduta dal cancelliere patriarcale Diego Sartorelli, accompagnata dal gruppo vocale Salvete Flores, diretto da Leandro Pasqualetto con l'organista Dino Gianola, nell'esecuzione di un repertorio che spazia dal 1240 alla musica contemporanea. A Venezia l'ensemble ha proposto anche il ricercato Kyrie con il Gloria del trentino Carlo Fracalossi, tratto da un manoscritto inedito particolarmente apprezzato dai presenti. Il gruppo vocale nasce nel 2003 a Canal San Bovo con 2 sole coriste, il maestro e l'organista. Il primo brano imparato allora fu tratto dai Vespri per i Santissimi Innocenti di Michael Haydn, Salvete Flores a 3 voci e organo. Il titolo del primo brano studiato diverrà così il nome dell'ensemble, che è cresciuta nel corso degli anni fino agli 11 coristi della formazione attuale. Tra le varie esibizioni dell'ensemble ricordiamo in modo particolare l'esecuzione della Missa Gregoriana Orbis Factor, cantata nel 2006 in collaborazione con i monaci cistercensi dell'abbazia di Sant'Antimo a Castelnuovo dell'Abate in provincia di Siena.